Il bignè, anche qui ci abbiamo studiato tantissimo. Il bignè è un prodotto molto complicato perché la prima fase è quella di produrre una polenta tra acqua, grasso, cioè un po' di sale all'interno, e la farina. La farina in fase di cottura crea una gelatina alla 00 e lì è molto più semplice creare poi quello che è la struttura del bignè in fase di cottura. Noi abbiamo avuto degli ottimi risultati, direi che fanno quasi fatica a capire che è fatto con la farina di riso e la farina di È mais. senz'altro il prodotto più difficile da ottenere senza glutine. Quindi anche qui mettiamo acqua, un po' di sale, una buccia di limone e del burro all'interno, margarina anche volendo, e andiamo a bollore. Mettiamo all'interno quello che era della farina, creiamo una polenta, però spesso notiamo che c'è una separazione, perché quando si introduce la farina all'interno, quindi il mix bignè all'interno dell'acqua che bolle, bisogna allontanarsi dal fuoco, quindi toglierle dal fuoco e farlo manualmente. Okay? Perché l'eccessiva cottura separa il grasso dalla farina di riso. Quindi è un'operazione molto semplice da fare. Che cosa possiamo produrre con la pasta bignè? Produzione di craquelin, produzione di éclair, piccoli bignè, profiterol, perché no? Delle grosse corone di bignè. Questa è una corona che è stata fatta con la granella cookie cocco, quindi verrà tagliata e verrà farcita. Si possono preparare e produrre delle zeppole con dell'ottima crema lampopasticcera e delle amarene. Siamo il top delle amarene, quindi avremo sicuramente un gusto eccezionale della zeppola. Possiamo anche fare dei prodotti salati con la pasta bignè, quindi dei bignè salati da gastronomia salata, addirittura i gnocchi alla parigina, le patate del fino, quindi tutta una gamma di prodotti. Il bignè è sostanzialmente una pasta neutra, quindi può essere abbinata sia al dolce che al salato. Il crumble che vedete sul craquelin è stato prodotto con la stessa farina del mix per bignè. Una parte di burro, una parte di zucchero di canna, due parti di farina. Molto semplice da preparare, si mescola a mano, si stende col mattarello, vedete? Si fa raffreddare leggermente in frigorifero. Prima della cottura viene stagliato un tondino, si mette sopra e va in cottura. In fase di cottura si scioglie e crea questa croccantezza in superficie e rimarrà tale.